Anche sono molto avanti, c'è un finanziamento statale, c'è un accordo di programma siglato tra comune e regione, magari lo finiremo anche, vedremo, e quindi è difficile fermare una macchina in corsa, però un segnale secondo noi va dato, che non è possibile che ogni volta che c'è un conflitto tra un bisogno sacrosanto come quello della casa, dell'edilizia sociale, dell'edilizia popolare e il territorio agricolo, si sceglie sempre, come è di casa a Milano, vuote ce ne sono tante, di aree dismesse ce ne sono tante e non sta scritto da nessuna parte che c'è bisogno di fare edilizia popolare, bisogna mettere e poi c'è anche un altro problema, che nel momento in cui ci arrivano le case, giusto, rimane la cascina con la stalla, la gente che va a abitare nelle case dopo magari non è tanto contenta e comincia a dire: ma portate fuori la cascina, che ci fa la cascina qui? Ma ci sono tante parti per vivere, poi le tamai e residenze, mucche, ma già le risaie. Quindi c'è anche un problema di convivenza e di gestione degli spazi. Appunto, come da accennava lui, c'è da una presentazione dalla ministra che ha deciso che sia dalla disponibilità a trovare una soluzione che salvaguardi il più possibile. Se anche il sindaco fa una dichiarazione in tal senso, io riferisco sicuramente. Ringraziamo. Intanto quale fanno il presente in questo. Noi però in consiglio non abbiamo mai visto questa, quindi dobbiamo. Ma neanche nella precedente amministrazione? No, guardate che qui parla di un accordo di programma che sale a maggio. Probabilmente non è invariante, perché se fosse invariante deve passare per il consiglio, ma se non è invariante non passa per il consiglio, quindi. Insisto, se è invariante lo vede il consiglio, se non è invariante non lo vede il consiglio. E quindi resta la sostanza che ne parleremo. Il problema di regolare i vecchi piani che si porta dietro il nuovo piano, essendo piani di base di regione politica. Allora, serve neanche il caso di discutere nel merito, nel senso che nel programma di Fisapia questa cosa. No, io sto dicendo la forma attraverso la quale. La forma è quella di uscirne. Certo. Però voglio dire, nel PGT c'è un allegato che indica tutti gli accordi di programma in corso. I due accordi di programma sono elencati, sia l'articolo 18 che quell'altro. Quindi fa parte, c'è un articolo nel PGT che dice la deroga, gli accordi di programma in corso vanno avanti. Quindi bisogna annullare gli accordi, non so qual è, chi è che può annullare gli accordi di programma. Il Comune di Milano può sfilarsi da un accordo di programma. Io non prometto cose che non si possono non lo fare, so. Cioè si tratta di verificare, di approfondire, gli esperti ci date le indicazioni. La questione di merito non sarebbe neanche da discutere, solo di questione di modo per risolvere la questione. Dateci una mano a trovare la forma attraverso la gli accordi lo faremo. Perché no? Non sono ancora stati siglati, non sono un impegno. Ma sono stati tutti siglati. Tutti siglati. In realtà la delibera di giunta del 24 marzo 2012 di fatto esprime parere favorevole all'ipotesi di accordo di programma, quindi questa giunta sostanzialmente in realtà non ha siglato l'accordo di programma, ha espresso già un parere favorevole. È ovvio che manca la ratifica del Consiglio Comunale. Se non è invariante non passa per il Consiglio, ma lo insegnate voi, quindi io... Allora, no, ma io volevo dire questo, onestamente, che tanto capiamo tutti che è un conflitto tra due bisogni, perché quello certo. Di casa e quello qui, si tratta di risolverlo in modo equilibrato. Veramente ci sono bisogno di case da accertare. No, allora, non avete capito, tra chi ha bisogno di case e di vita convenzionale sono discorsi diversi, perché è chiaro che non c'è bisogno, ma io però non riesco a trovare case in centro che possono essere assegnati in edilizia residenziale. Allora, la delibera di giunta esprime i dati del dell'accordo del programma, solo il 2% delle residenze che verranno realizzate sono edilizia popolare, allora, il 2%, quindi questo è già un dato, si usa un'area di proprietà del comune per realizzare un intervento di edilizia convenzionata. Allora bisogna fare chiarire che cos'è l'edilizia convenzionata, è edilizia di interesse pubblico
quando in realtà si sa benissimo che l'edilizia residenziale di interesse pubblico è quella sovvenzionata, ma in questo caso l'accordo di programma esprime il 2%. E 17 appartamenti. 17 appartamenti, e questo è un dato, quindi si sacrificano 43 ettari di territorio agricolo per avere 17 appartamenti. Questo, devo dire, lascia estremamente... Capite, come dire, che è talmente evidente questa cosa, che non è che siamo così fuori e distanti nel modo di pensare da non coglierlo questo aspetto. Io vi sto dicendo, dateci una mano, ci mettiamo tutti a lavorare per trovare gli strumenti attraverso i quali un'eventuale volontà omogenea a quella che dite voi si possa concretamente manifestare in termini legali, perché altrimenti discutiamo, diciamo che siamo tutti d'accordo, ma poi abbiamo le mani legali, e non è bello muoversi sapendo che siano le mani legali. Esatto, quello sì. Ci incontriamo, credo che, credo che ci sia possibilità di parlare con l'assessore, che non mi sembra uno che non fa. Quindi ci facciamo sentire e organizziamo una... Io non posso rispondere per l'assessore, posso rispondere per me di sicuro. Ma anche perché sappiamo che ti stanno aspettando. Sì, mi stanno aspettando. Grazie molto. Su un'altra vicenda mi stanno aspettando, che è quella di Ligresti, che finalmente è andata. Grazie, presidente. Arrivederci. Grazie a voi. Ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie.